Ragazzi, non c'è fine al peggio. Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. D-Flight ha introdotto da qualche giorno sulle loro mappe, quindi le mappe che noi dobbiamo prendere in considerazione quando dobbiamo andare a far volare il nostro drone, quindi per vedere se in quella location in cui abbiamo intenzione di andare, quali limitazioni ci sono, se è possibile volare e con che limitazioni nel caso si possa volare. Quindi D-Flight adesso ha introdotto anche le limitazioni nei parchi. Era una cosa che non c'era, nel senso che per D-Flight in qualsiasi parco si fosse andati si poteva volare a meno che ci fossero state delle limitazioni a livello di sicurezza, ma a livello di parco, nel senso perché era un parco faunistico, perché era un parco del Ciula, quello che volete voi, comunque per D-Flight si poteva volare, era solo limitato nel caso di sicurezza. Adesso invece D-Flight è intervenuta andando a limitare proprio i parchi solo perché sono parchi, indipendentemente dalla sicurezza o meno. E questa, ragazzi, è davvero una fregata, ma una fregata. Anzi, la chiamerei una bella in perché? Perché comunque D-Flight si è fatta prendere la mano come fa spesso e ha iniziato a colorare di verde praticamente a caso, nel senso che una gran parte del nostro territorio è diventato verde e diventando questo verde scuro con cui D-Flight segnala i parchi sopra a quel colore verde scuro non si può volare, ma non che si può volare con limitazioni, non puoi proprio volare. Quindi il problema è che già le limitazioni a livello di aree erano tante, perché comunque D-Flight anche lì quando colora come se non ci fosse un domani, sembrano dei bambini all'asilo quando gli dai mano i pennarelli per la prima volta e colorano, loro colorano. Quindi giallo, rosso, a quadratini, a reticella, cioè loro colorano di varie situazioni la nostra nazione e in quelle situazioni in cui loro hanno colorato, lì noi non possiamo volare o possiamo volare con delle limitazioni davvero assurde. Ovviamente quando le limitazioni sono date dalla sicurezza, ok, tanta roba, ci sta e ci sta tutto, ma poi altre volte invece si colora proprio giusto per. E qua secondo me è uno di quei casi, nel senso che si è colorato di verde scuro, così. Sono state tirate dentro tantissime aree, che con la sicurezza ovviamente non c'entrano e sono solo per un discorso faunistico. Poi dopo in queste aree ci si può arrivare con le barche, con i motoscafi, si può sorvolare magari con gli elicotteri, si può fare quello che si vuole, però guai volare con un drone, perché un drone ovviamente va a disturbare la fauna, il motoscafo, l'elicottero, l'aereo, queste cose non disturbano la fauna, ma il drone è proprio una di quelle cose che la fauna la distrugge. Quindi giustamente D-Flight ha detto qua dobbiamo tutelare la fauna, perché il problema che ha la nostra fauna, la nostra natura in queste aree un po' di, chiamiamole così, incontaminate è dovuta sicuramente ai droni, non è dovuta ai motoscafi, all'inquinamento ambientale, no, no, è dovuta sicuramente ai droni. Quindi D-Flight, ragazzi, guardate cosa è riuscita a fare. Tutto quello che è di questo colore verde è area definita parchi, quindi non si può volare. Se io clicco qua, vedete, poi vado sulla I di informazioni, ecco qua, massima altezza 0 metri e questa è la costa toscana, cioè noi abbiamo la costa toscana, la costa ligure che è diventata praticamente impossibile da utilizzare per i voli dei droni, ma non solo nel periodo quello che ritengo giusto che ci sia, cioè nel periodo estivo, quando le coste sulle coste non si può volare con i droni per un discorso di sicurezza, perché le coste sono affollate di gente, tutte queste cose che sappiamo, è la privacy, la cippa e sto cavolo. Ma qua invece adesso qua non si può volare mai, cioè che sia settembre, che sia ottobre, che sia agosto, che sia giugno. Quindi vedete bene che abbiamo già una nazione con poche aree di volo, a parte quelle diciamo schifose dove vai a volare giusto per, ma non perché sia bello andarci a volare o sia bello riprendere qualcosa. E in più adesso ci abbiamo aggiunto tutto questo bel verdone, vedete, tutto questo bel verdone sono parchi. Per loro all'interno di questi parchi o di queste aree definite parchi non si può volare, indipendentemente, come vi ho detto prima, dalla sicurezza. Per fortuna il Parco Agricolo della Valletta, che è il parco che ho qua diciamo da parte a casa mia, o meglio inizia qua vicino a casa mia, poi si estende per un sacco di chilometri, sebbene è Parco Agricolo della Valletta, quindi il nome inizia con parco, se io vado a guardare, per fortuna è ancora un'area in cui ci può sovolare. Infatti adesso ve lo faccio vedere. Se io scrivo Parco Agricolo Valletta, ok,
quindi mi trova l'area in cui bene o male è la zona dove entro io nel parco agricolo della Valletta. Se io vado a cliccarci sopra, vedete che c'è già la D di D-Flight. Se io ci clicco qui, ok, faccio informazioni e vedete che posso volare con la massima altezza, con diciamo il massimo del regolamento disponibile. Questo per fortuna, perché almeno non è un'area bella, perché ovviamente è un parco agricolo, quindi sono solo campi, parti di bosco e sentieri. Però ogni tanto per andarci a far volare il drone, giusto per, o per fare dei test con il drone, magari è un'area che mi sembra molto utile, o soprattutto nel mio caso. Per fortuna che il nome, pur essendo parco agricolo, è rimasto inviolato, nel senso che per fortuna ci posso ancora volare. Ma per il resto, ragazzi, avete visto che disastro che è diventato volare in Italia. Guardate le macchie verdi, ragazzi, sono impressionanti, eh? Cioè tutte queste macchie verdoni sono macchie di parchi dove, come vi ho detto, non importa se c'è rischio o pericolo, ma solo perché noi non dobbiamo andare a inquinare con i nostri droni queste aree, perché come vi ho detto prima, il male di questi parchi e della fauna di questi parchi sono i droni. Ragazzi, sono i droni. Quindi ragazzi, questo era solo un video sfogo, perché ragazzi sta diventando davvero sempre più impossibile volare qua nella nostra nazione. Dopo i vari regolamenti dal punto di vista delle corsi online, tutte quelle parti burocratiche che abbiamo dovuto accettare, che possono essere giuste o sbagliate, nel senso secondo me possono anche essere giuste, comunque tutto quello che abbiamo dovuto mettere, il codice QR sul drone, dopo tutto questo, però loro ci fanno fare tutte queste cose burocratiche, però poi ci danno ancora delle altre limitazioni. Quindi alla fine mettevi le limitazioni e non ci facevi fare tutto il resto, tanto massimo che possiamo volare nel giardino di casa nostra. Cosa me lo fai fare a fare tutto questo tran tran burocratico, assicurazione, codice QR, test online, tutto questo per raccattare soldi e poi però non vi faccio volare. Vi faccio fare tante cose burocratiche, vi prendo tanti soldini e poi con il drone però non vi faccio volare. Al massimo potete usarlo nel giardino di casa, o se proprio volete volare in sicurezza, usate un bel simulatore nel computer e siete tranquilli. Quindi volate in tutta libertà dove volete, col simulatore volate dove volete, senza problemi. Quindi ragazzi, io non so più cosa dire, scrivetemi voi nei commenti cosa ne pensate, non lo so, comunque davvero sta diventando difficile trovare location belle dove andare a fare riprese video, perché a noi piace riprendere location, fare montaggi video, cioè tutto questo ovviamente sta diventando sempre più difficile, perché le location in cui si può andare in libertà sono davvero davvero poche, quelle diciamo belle. Ovviamente poi se si vuole andare in un posto di merda si va lo stesso, però il posto è quello di merda. Quindi ragazzi, spero che questo video sfogo vi sia piaciuto, scrivetemi nei commenti cosa ne pensate, se la pensate come me, se pensate invece diversamente da me, scrivetevi le vostre opinioni, scrivetemi tutto quello che volete, sfogatevi anche voi se volete sfogarvi qua sotto. Quindi ragazzi, se questo video vi è piaciuto, mi raccomando ragazzi, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte se non avete ancora fatto e se vi va, e ovviamente ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, una novità di merda come questa, e ci vediamo nei prossimi video. Ciao.